Buongiorno. Ieri sera ho fatto tardissimo, sono stata al Maca Loft con Marci e siamo andate per drinks e dopo cena, praticamente dopo la cena, dopo l'orario della cena, inizia una sorta di DJ set con musica e balli. Il target era un po' interessante, c'erano gente della mia età, qualcuno un po' più piccolo, pochi molto più grandi, diciamo fascia 24-40, però più gente quella centrale, tipo sui 30-35. La situazione era questa, interessante, bello, divertente, la musica non proprio benissimo, però vabbè, passabile. Fatto sta che a un certo punto la sala si è riempita tutta di fumo perché tutti fumavano le IQOS e per quanto possa sembrare che non faccia niente, comunque si era creata la cappa dentro, quindi siamo uscite fuori. E in un certo momento vediamo sti qua che sembra che stanno uscendo in amicizia, facendo gli stupidi, ingenua io perché era evidente che era la sicurezza che portava uno fuori. Però ecco, io non l'avevo capito e stavo entrando mentre loro stavano uscendo, sono stata tipo sbattuta contro il portone, ho rischiato tantissimo, però sono sopravvissuta, ecco. Ho solo preso una botta qua, sullo zigomo e mi faceva parecchio male, adesso non tantissimo. Fortunatamente non si è creato un livido, però è stato molto divertente. Dirò così per non dire altro. Adesso mi sono vestita, mi sono preparata, ho preparato anche lo zaino e tutta l'attrezzatura e anche il cambio perché sto andando a fare delle riprese, dei reel per storie su Instagram, storie nei reel, non storie nelle stories. Su Instagram ho iniziato a fare un po' di mix tra contenuti tipo di moda e contenuti un po' più recitati. Per modo di dire, perché non sono recitati per niente, sono più cose che voglio condividere, però in modo più artistico e non banalmente scrivendole, facendo comunque dei video perché è una cosa che mi piace tanto. Quindi oggi andiamo a Barenna per fare questa ripresa qua. Mi sento di dire che merita. E poi tornando, se non faccio troppo tardi, vorrei fare tipo tramonto a Montevecchia che non ho mai visitato e sembra molto bella. L'outfit è molto easy, molto casual, anche perché voglio fare un cambio di abito per fare anche delle foto e quindi sto indossando questi pantaloni qua a palazzo, un maglioncino in lana e questo smanicato, per cui perfetto poi per togliere la parte sopra e mettere la camicina che ho messo nello zaino. Lì è tutto pronto. Wow, mi sento super professional. Andiamo a fare questo giro un po' per me, per uscire fuori all'aperto e godermi questo sole e un po' per i contenuti. A tra poco. Siamo a Varenna spiace, ma mi sono dimenticata di portare la copertura del microfono, quindi se sentite troppo disturbo del vento, perdonatemi. Comunque è una giornata bellissima, pensavo di essere l'unica a venire al lago, l'unica no, però meno gente rispetto a quella che c'è. Ho finito di fare le riprese, sono super contenta di essermi decisa alla fine a venire qui perché il posto è stupendo e a parte aver filmato tutto quello che volevo filmare, sono riuscita a passare anche un pomeriggio al sole, cioè una location esclusiva. Guardate qua, è meraviglioso.
Questo posto rientra nella mia top 10 dei preferiti e forse in questo momento è il posto numero 1. Bellissimo. E sono riuscita a filmare due reel, uno di outfit e uno un pochino più concettuale e sono troppo felice perché veramente passare del tempo in mezzo alla natura è una cosa bellissima. E dovrei farlo più spesso. E adesso col fatto che arrivano le temperature alte, ne approfitterò per fare tutti i miei reel di outfit fuori e non più in casa, quindi basta con gli outfit negli angoli della casetta, anche perché li ho un po' esauriti. In realtà potrei inventarmene degli altri, però me li tengo buoni per il prossimo inverno. Adesso l'obiettivo sarebbe di arrivare ad un punto diverso, in Brianza, per fare un altro reel. Vorrei andare a Montevecchia dove non ci sono mai stata ancora e spero di poterci arrivare per il tramonto perché vorrei fare un video bellissimo anche lì. Spero proprio. Oggi comunque sono stata all'attrazione del luogo, tutti si fermavano qui a guardarmi anche perché stavo facendo un reel molto molto bello con un vestito bellissimo e non sarà ancora live quando voi vedrete questo video, però per questo vi lascio il mio Instagram qui come sempre, venite a trovare anche lì e appena lo pubblico vedrete anche il reel che ho filmato oggi. Indizio, no, indizio non ve lo do anche perché la location sarà super riconoscibile e quindi stay tuned. Basta, basta con le chiacchiere, io dovrei cominciare ad andare anche perché sono le 5, ma non riesco ad abbandonare questo posto. È troppo bello qui. Varenna è veramente un posto stupendo. A tra poco. Ci vediamo nella location successiva. Il mio giro a Varenna termina qui. Allora, perché voglio condividere con voi, vi dirò dove si trova il posticino. Esattamente dal parcheggio centrale di Varenna si fanno due passi, si entra per quella porticina lì, si segue tutta la strada fino a giù e si arriva esattamente nello stesso posto dove ero io prima. Ringraziatemi dopo quando ci sarete stati. Ora vado a pagare e si va. Non siamo a Montevecchia, anche perché ho messo il navigatore e mi dava arrivo nel giro di un'ora e mezza e dopo il tramonto e non era fattibile e sono venuta dove non sono riuscita ad arrivare quest'estate. Sto andando al castello di Vezio. Vi ricordate quest'estate, anzi l'estate scorsa, quando sono venuta qui per farmi un giro a Varenna? E castello di qui e non sono arrivata fino a su perché ho letto male i cartelli banalmente e adesso che mi ci sono fermata un pochino di più ho capito che in realtà il cartello diceva che era vietato l'accesso, cioè era vietato proseguire in macchina ma solo per furgoni, camper, eccetera e non per le macchine. In realtà al castello ci puoi arrivare tranquillamente in macchina, c'è un parcheggio lì, non ci sono moltissimi posti, vi dirò la verità, però adesso io sono abbastanza fuori stagione, infatti il cartello ti dà il permesso di stare qui per 3 ore e non di più, e dal 15 di marzo, quindi adesso siamo ancora fuori stagione, per questo sono riuscita a parcheggiare. Comunque, Friends Will Be Friends mi sta seguendo oggi perché prima stava suonando in macchina di una persona, adesso qui. Bellissimo qui. Guardate che meraviglia. Wow. Fanno anche le ceramiche qui.
Abbiamo una piazzetta qui. Chiesa di Sant'Antonio. Giardino bellissimo. Sento che ci sono dei droni nell'aria. E vi dirò di più, sono invidiosissima. Anche perché molti dei video che mi vengono in giro sarebbero molto più belli se avessi un drone, perché potrei filmare anche dall'alto e sarebbe spettacolare, però per quello dobbiamo aspettare un pochino. Confesso che ero un po' ignorante in materia, nel senso che ignoravo, non ho cercato su internet informazioni, ma l'ingresso si paga, ma siamo sul territorio del castello, guardate qua, e costa 5 euro, quindi super fattibile, chiude alle 6, per cui mi raccomando, io ho ancora 20 minuti di autonomia, spero di riuscire a filmare qualcosa perché se no tornerò a casa molto triste, quindi a tra poco. Tutti in pole position per il tramonto. Faccio vedere. Ragazzi, il posto è spettacolare. Dovete venire assolutamente qui. Wow, è meraviglioso. Posso dirvi che sono felicissima? Sono felicissima perché sono riuscita a filmare tutto quello che volevo filmare. Sono riuscita a vedere anche questo posto, che è veramente stupendo, assolutamente da approfondire. Devo tornare perché devo visitarlo meglio, ma è talmente bello che mi viene da piangere. Sembra rosmarino in fiore. Questo giardino è stupendo. Abbiamo dato un ultimo sguardo e adesso possiamo andare a casa felici. Questo è decisamente il tipo di chiusura che mi piace fare. Non come quella di ieri sera. Quella no, non è stata apprezzata, invece questa. Sì, sentite la pace. Ho visto anche la luna. Queste sono poi delle, non so come chiamarle, arte. Quelle con mazze da baseball e questi sono cover di cellulari. Installazioni d'arte, ce l'ho. A volte le parole mi vengono, a volte invece no. Ma adesso ci godiamo un po'. Grazie.
Poi devo prendere questa abitudine di andare in posti da scoprire, posti nuovi, fuori stagione, così me li posso godere in tutto il loro splendore, così come sono, silenziosi, senza un'anima in giro. Consiglio di venirci qui. Oggi che vedete il video, mollate tutto e venite qui a Vezzo, a Marella, perché siamo ancora quasi in apertura di stagione e riuscirete comunque a ritrovare questo posticino forse ancora un po' tranquillo. Sono troppo felice di aver deciso di passare la giornata qui. Corro alla macchina perché sto incominciando ad aver freddo e basta. Cos'altro vi devo dire? Non credo che vi farò vedere altre cose in questo video se non... No, arriviamo a casa e prepariamo insieme l'outfit di domani. Così chiudiamo proprio in bellezza questo weekend, proprio nel migliore dei modi possibili. E come ci piace, così avremmo fatto un po' di tutto in questo video. E il disastro che ho lasciato dietro di me, stupendo. Vi confesso che in questo momento mi sento una vera youtuber. Mi sento di aver fatto il mio dovere. Oggi proprio sono super soddisfatta di me. Bravo. Ogni tanto bisogna darsi una pacca sulla spalla da soli perché se no non ci sarà nessun altro a farlo. Sono già tornata a casa, ho già cenato e adesso sto tipo scannerizzando 300.000 fogli alla velocità della lumaca. Infatti in sottofondo sentirete la stampante, ma non posso fare altrimenti perché devo scannerizzare questi documenti. E nel mentre vorrei scegliere, come abbiamo detto, insieme a voi l'outfit per domani, ma intanto vediamo il clima domani. Allora, cosa danno a Milano domani? Sole, sole, caldo, tempo perfetto, per cui possiamo indossare qualcosa di easy. Vorrei mettere questo cappotto che non metto da un sacco di tempo. Poi cos'altro mettiamo insieme? Questo maglione qua. I miei amatissimi Levi's. E ovviamente abbiamo bisogno di qualche cosa sotto. Metteremo un body così manteniamo comunque il corpo caldo, ma non ingombriamo troppo. Basta. Fatto anche questo, posso continuare a dedicarmi alla stampante. Forse ci vediamo domani mattina, sì, ci vediamo domani mattina con l'outfit indossato, così vi saluto anche per bene e in condizioni un pochino più riposate di adesso. E ora invece vado a dormire appena finisco con la stampante. Comunque oggi è stata una giornata veramente bellissima. Avrei voluto non finisse mai. Ragazzi, confesso subito, questa settimana mi sono aggiudicata il titolo peggior YouTuber della settimana perché non ho fatto in tempo a finire il video per tempo. E mi sono completamente dimenticata, tra l'altro, di non averlo fatto. E stamattina mi sono resa conto soltanto a mezzogiorno, tipo ho avuto lampo. Oh my god, non ho pubblicato il video. Mi sono sentita malissimo, male male. E tra l'altro non avevo nemmeno filmato la chiusura, quindi per la prima volta vedete me qualche momento prima della pubblicazione del video.
Siamo rimasti al fatto che vi dovevo far vedere l'outfit, outfit of the day, che avevo indossato quel giorno lì e che tra l'altro adoro tantissimo, bello, molto casual ma allo stesso tempo elegante. Cos'è successo prima di chiudere ieri sera? Serata assurda, mai fatta una serata così. Sono rientrata alle 6, vi dico solo questo e chiudo le trasmissioni perché la mia faccia dice tutto. Adesso però chiudo questo video e ricomincio un altro perché questo weekend sarà pienissimo. Torniamo alle mezz'ore. Luca è in cucina e sta preparando le lasagne e io non vedo l'ora di arrivare lì stasera. Io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!